I figli si fanno sentire con i genitori per interesse. In questo video di oggi andrò a descrivere la mia opinione per quanto riguarda una realtà che di fatto deve essere vista e analizzata. È quello che penso sia più adeguato per descrivere tale realtà. Penso di essere proprio io, Leandro. Siamo stati tutti figli, è inutile negarlo, chi diventerà genitore poi diventerà eventualmente anche nonno, io per fortuna non diventerò mai padre né nonno, mi godo la vita per quello che la vita mi offre, sapendo che un giorno finirò sottoterra e che un giorno le mie ceneri finiranno chissà dove. Ma non pensando al futuro, non pensando, diciamo, al mio avvenire, penso al presente e mi accorgo che i figli, in concreto, in un astratto, non tutti, ma secondo me la maggior parte, si fa sentire con i genitori per interesse. Che cosa significa tradotto in parole povere? Significa che se un figlio ha bisogno di qualcosa, contatta il genitore, quando magari quando aveva tutto, non si sarebbe mai e poi mai sognato di contattare il padre e o la madre. Quando invece ha bisogno di qualcosa, un figlio o una figlia, va a contattare i propri genitori utilizzando per esempio WhatsApp o nei tempi antichi, nei tempi passati, il famoso SMS, che era uno strumento, che è un messaggio che ancora oggi esiste, che viene mandato, ma che in linea teorica ha un costo, ma se una persona ha un abbonamento, ovviamente non ha un costo perché è già inglobato nell'abbonamento che ha sottoscritto. In cosa si palesa questo atteggiamento, o meglio questo comportamento che secondo me la stragrande maggioranza dei figli ha, attua nei confronti dei genitori? Esempio pratico, facciamo finta che sono un figlio di 26-27 anni e i miei genitori per l'appunto vivono con me, cioè io vivo con loro e per l'appunto ho bisogno di qualcosa. Ecco, io figlio mi metterò nella condizione di mandare un messaggio a mio padre oppure a mia madre chiedendo: ciao papà, ciao mamma, puoi comprarmi questo, puoi comprarmi quello, puoi anticiparmi la paghetta, puoi darmi la paghetta, puoi comprarmi per esempio questa cosa qui, puoi portare il libro ad Alessia o Alessio, puoi fare in modo che questa cosa che mi occorre me la puoi tu stesso o tu stessa procurare e comprare, ti prego, esaudisci il mio desiderio. Ecco, questo accade il più delle volte da parte dei figli. Affinché ciò avvenga, ovviamente un figlio o una figlia non può subito sparare la richiesta, come poc'anzi ho fatto io, altrimenti molto probabilmente il rifiuto da parte di un genitore potrebbe arrivare. E come si può far sì che venga addolcita la pillola? Come si addolcisce la pillola nei confronti dei propri genitori? Semplicissimo. Basta semplicemente, infatti, adottare l'accorgimento chiamato, detto in due parole, leccaculismo diffuso. Che cosa è il leccaculismo? Io lecco il culo ai miei genitori per raggiungere il mio scopo. Questo è ciò che la maggior parte dei figli fa per raggiungere il proprio obiettivo. Quindi io facciamo finta che non prendo me come esempio perché sono diverso rispetto ai figli che ci sono oggi. Ma facciamo finta che abbiamo, o meglio che avessimo, un ragazzo di 22 anni, i genitori lavorano e questo ragazzo però ha bisogno di soldi. Non lavora questo ragazzo, ha bisogno di una paghetta. I genitori hanno abituato questo ragazzino a prendere la paghetta, però questo ragazzino vorrebbe la paghetta anticipata e quindi ecco che davanti a questo, chiamiamolo
a questa esigenza così importante che prima di arrivare al dunque, quello stesso figlio andrà a leccare il culo, scusate la volgarità, ai propri genitori. Quindi si farà vedere dolce, si farà vedere simpatico, esaudirà le richieste dei propri genitori, si metterà nella condizione di apparire sempre molto partecipe, attivo, garantista, presente in ogni momento, in ogni caso, e probabilmente cercherà anche di farsi vedere una persona molto molto gentile, rispettosa e educata nei confronti proprio dei suoi genitori. I genitori poi in genere sono boccaroni, credono a ciò che il figlio fa, non rendendosi conto in realtà che quell'atteggiamento che quel figlio o quella figlia va ad attuare non è un atteggiamento che viene attuato perché c'è del tenero, c'è dell'amore, eccetera, eccetera, ma è un atteggiamento che viene attuato da quello stesso figlio, da quella stessa figlia, per arrivare al suo obiettivo, che è quello, per esempio, di ricevere, di avere, di ottenere la cosiddetta paghetta prima, quindi anticipare la pecunia, anticipare i soldi. L'eccaculismo diffuso. Che cosa significa leccare il culo? Scusate la volgarità, vi chiedo umilmente scusa, ma non ho altri termini da utilizzare. Significa farsi vedere, cioè complimentarsi e adorare le altre persone per arrivare al proprio scopo. Quindi apprezzarle, stimarle, proteggerle, salvo poi arrivare al proprio obiettivo. Se ci si riesce al proprio obiettivo, benissimo, ben venga. Ma se non ci si riesce, ecco che allora bisogna andare a essere più incisivi nell'attuare questo, chiamiamolo, aspetto comportamentale che può venire fuori in determinati esseri umani. Chiaramente non siamo tutti uguali. Attenzione, io non sto dicendo in questo video che tutti i figli attuano un comportamento del genere, che cercano i genitori solo per interesse. Assolutamente no. Ma la maggior parte dei figli, secondo la mia opinione, oggi come oggi, attua questo comportamento perché vuole arrivare di fatto, de facto, al proprio scopo, arrivare al proprio obiettivo. Ricevere la paghetta, aver bisogno di soldi, sperare che i genitori facciano la spesa come dice il figlio o la figlia. Arrivare al proprio obiettivo, magari farsi comprare quello che si è sempre voluto avere. Per arrivare a questo, però, bisogna farsi vedere buoni, onesti, propri, educati, rispettosi, far vedere che a scuola vado bene o all'università vado benissimo. Ed ecco che poi ci si può aspettare che un genitore ceda e accetti che il figlio, appunto, diciamo, esaudisca le richieste del figlio o della figlia. Beh, io penso di aver detto ogni cosa in questo video di oggi. Ripeto, questa è la mia opinione. Ognuno è libero di pensare ciò che vuole. La mia opinione resta di fatto questa che ho espresso in questo video e intendo cambiarla. Grazie per tutte le persone che mi scrivono ogni giorno. L'altro ieri e non ieri mi sono arrivati altri 4 messaggi su WhatsApp da 4 persone di città diverse. Uno da Padova, uno da Torino, uno da Treviso e un altro da Pescara. Tutte persone, tutti i ragazzi, uomini quindi, che mi hanno scritto e hanno appoggiato in toto i miei video. Addirittura mi hanno detto che andando a vedere i miei video ricevono un sacco di compagnia, perché faccio compagnia a queste persone e io, lasciatemelo dire, sono contento, sono soddisfatto. E mi piace il lavoro che sto svolgendo, perché io cerco di educare la massa, cerco di svegliare le coscienze, cerco di far capire come sono effettivamente in concreto e non in astratto gli esseri umani. Dal vostro Leandro Smelli di Roma è tutto. Il mio telefono su WhatsApp è sempre lo stesso. Scrivetevi come state continuando a fare perché sono contento e felice. 333 1063 818. Un saluto, una buona serata, un buon sabato e un buon weekend da Leandro Osmelli.